l'ultima domanda è quella su una delle domande base su cui si è basata proprio la campagna elettorale sia a destra che a sinistra, sia per Zanotti che per Zacchera. Quindi si deve chiedere anche a loro da giovani. Ma allora, questo nuovo teatro, come, quando, perché, in che maniera lo volete o non lo volete? Fateci sapere un minuto a testa prima del diluvio universale. Prego. Comincio io? Ah, c'è uno scenario epico, piove, c'è poca gente nella piazza. Fa piacere sapere che gli amici del centrodestra oggi abbiano detto per la prima volta che vogliono costruire il teatro, perché fino a qualche tempo fa sapevo che il loro candidato sindaco Zacchera aveva intenzione di interrompere, come prima cosa bloccare i finanziamenti per il teatro e rimandarli a date di destinarsi, cioè traduciamo mai. Al contrario, noi difendiamo il teatro perché crediamo che il teatro sia un'occasione storica, non soltanto appunto come edificio. Pensiamo, immaginiamo quello che ci può essere dentro il teatro. Ci possono essere corsi per esempio di recitazione, e questi corsi di recitazione, tutta questa attività creativa che può esserci, ha come ovviamente utenti soltanto e soprattutto i ragazzi. Io lo dico anche come insegnante, e immagino che se dovessi a fine anno fare un'attività particolare per cui ho bisogno di una sala, certamente potrei andare nel nuovo teatro. Provate a immaginare quanto sarebbe interessante avere un concorso tra band locali che si sfidano nel nuovo teatro. Provate a immaginare davvero quante cose possono esserci. E poi infine provate a immaginare cosa potrebbe accadere se vincesse l'amministrazione Zacchera. Magari non ci sarebbe teatro. Provate a immaginare, ci sarebbero nuove fontane attorno a questi vostri nonni che fanno una passeggiata e voi non avreste niente da fare. Attenzione, chiudiamo con una battuta di Claudia. Provate a immaginare che se avessimo avuto già il teatro oggi non saremmo bagnati, saremmo tutti al coperto. Ok, grazie Claudia. E al caldo, ci ricordo di me. Allora, facciamo chiudere sul teatro. Vabbè. Sì, allora, non è vero che non si vuole un teatro, ma esatto, in un minuto tra l'altro è difficile parlare di tutta questa cosa qua. Noi facciamo un discorso sul momento in cui si vuole fare questo teatro e su quello che è il piano finanziario. Allora, il piano finanziario viene fuori con un deficit di 214.000 euro, che tra l'altro è la sola gestione. L'informazione è stata data a 214.000 euro, però bisogna considerare che oltre questi 214.000 euro c'è anche la rata del mutuo ventennale che si accollerà il comune di 6.300.000 euro. La rata sarà 460.000 euro, quindi un totale di 680.000 euro l'anno. Scusate, finisco io. Voglio comunque dire all'amico Andrea Brambilla che il teatro si fa e si farà. Il centrodestra il teatro lo fa, che sia chiaro, lo scrivo là, il teatro si fa. Non è vero che il centrodestra il teatro non lo vuole fare, vuole confrontarsi con la città. Per cortesia, non strumentalizzate il teatro, che è una casa della cultura e va rispettata. Grazie. Ok, attenzione, diciamo chiusi, accogliamo l'occasione per salutare il mitico Zuzzurro, almeno visto che è qua in piazza. Facciamo un applauso super partes, anche se però è la tua candidata, chiedo scusa, fa niente, la cultura non ha bandiera.